Torniamo così alla città da cui siamo partiti, ma questa volta ci dedicheremo a scoprire l'Oltrarno, ovvero la parte cittadina che più di ogni altra conserva ancora una forte identità. Come prima tappa ci fermiamo in uno dei punti emblematici della città, il Ponte Vecchio. Si chiama così proprio perché fu il primo ponte ad essere costruito sull'Arno. Ancora oggi si trovano le storiche botteghe di oreficeria. Palazzo Pitti è un imponente palazzo rinascimentale. Fu la residenza principale dei Medici e più tardi dell'Asburgo Lorena, governatori del Granducato di Toscana. Al suo interno si stende l'elegante Giardino di Boboli. All'ora dell'aperitivo arriviamo a Piazza Santo Spirito, vivace e accogliente, e la zona in cui è facile trovare sia fiorentini che stranieri in viaggio. Saliamo sul meraviglioso Viale dei Colli, che conduce sino in cima a Piazzale Michelangelo, realizzato ai tempi di Firenze capitale d'Italia e dedicato al grande artista rinascimentale. È un luogo colmo d'incanto, specialmente a quest'ora della sera, che permette di restare ad osservare il profilo di Firenze in tutta la sua insuperabile magnificenza. Al termine di questo bellissimo percorso, cosa c'è di meglio di un buon caffè? Le radici del nostro prodotto nascono negli anni 70 con mio padre. Inizia questa piccola produzione di torrefazione del caffè dopo essere stato per tanti anni dipendente di una famosissima torrefazione fiorentina. Nasce come nuova strada, cioè puntando a lavorare delle qualità di caffè, e con questo siamo partiti, abbiamo fatto una lunga strada dopo essere stati selezionati, nominati nel tempo per la qualità del nostro caffè. Siamo sempre su quella strada lì, insomma, puntare tutto sulla qualità. Le fasi della produzione iniziano con l'arrivo, lo stoccaggio del caffè verde. Dopodiché viene analizzato i nuovi lotti, le nuove partite, il grado di umidità, il grado di durezza, la densità. Sulla base di quello viene programmato il profilo di tostatura. Questo non è solo che una delle tre fasi della produzione del caffè. Io sono quello che fa il secondo step nella tostatura e poi terza step importante come la mia è quello che estrae il prodotto in macchina. Ora possiamo aggiungere l'ultimo prodotto per completare la box chiamata Firenze, gioielli d'arte e sapori. Siamo arrivati alla fine del percorso in cui abbiamo scoperto insieme tutte le bontà della provincia di Firenze. Adesso che la box è completa, andate al nostro sito scritto qui sotto e vi spediamo la box Radici Italiane direttamente a casa vostra.